Dici Monica Lerner, Italian Editor di Robert Parker, The Wine Advocate, ed Alison Nepius, Senior Editor and Testing Director di Wine Spectator, e pronunci il nome di due delle firme più influenti della critica enologica e delle voci più seguite del racconto del vino italiano agli appassionati di tutto il mondo, a partire da quelli degli Stati Uniti, paese che più di altri ha fatto le fortune delle tante diverse produzioni del bel paese. Due signore del vino, spesso ai microfoni di Wine News, che per una volta abbiamo messo fianco a fianco in una intervista doppia che fa emergere la loro comune passione, profonda e sincera, per il vino italiano. Nome e qualifica. Monica Lerner, Italian reviewer di Robert Parker Wine Advocate, responsabile di 4.000 recensioni all'anno. Alison Nepius, Senior Editor and Testing Director di Wine Spectator. La cosa che ti piace di più del vino italiano? La cosa che mi piace di più del vino italiano è che è un inizio, non è una fine. Abbiamo tutto il vino italiano davanti a noi, con la biodiversità, la sostenibilità e grandi scelte di territori. Mi piace il fatto che ci sia un vino italiano giusto per ogni situazione, che sia spumante, bianco, rosé o rosso. Il vino italiano è il compagno perfetto per stare seduti e rilassarsi, oppure a tavola ad abbinare cibi più diversi. È questo che amo del vino italiano. Territorio, tipicità, sostenibilità sono i tre grandi temi del vino di oggi. Qual è il più importante? Sono tutti e tre molto importanti, ma io scelgo territorio perché è quello più ampio, in cui comprende anche cultura, uomo, donna, natura, animali, cibo, storia, arte, tradizione. They really all go hand in hand, you know? Sono temi che vanno tutti mano nella mano. Sono sorpresa dal grande lavoro che i produttori italiani fanno in vigna in nome del rispetto per il territorio e della sostenibilità. E trovo che tutto questo si ritrovi nei loro vini. È un processo circolare. They circle each other, I think. Scegli le tre parole per descrivere il vino italiano. Aha, le tre parole che io scelgo per il vino italiano sono: 1. Passato, 2. Presente, 3. Futuro. Passato, perché il vino italiano ha una grandissima storia che va fino all'antichità. Il presente, perché il vino italiano va benissimo adesso, soprattutto nei mercati esteri. E il futuro, perché, come ho detto nella prima domanda, è un inizio. Abbiamo tanta strada ancora da fare. Harmony. Armonia. Energy. Energia. Complexity. Complessità.